Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo circa un mese di utilizzo intenso, è arrivato il momento di fare la recensione completa dell'Android. Sì, perché questo prodotto della Works è veramente eccezionale, sicuramente il miglior robot per rapporto qualità-prezzo. E se ve lo dico io, che ho un giardino veramente, diciamo, orribile, nel senso che ha comunque salite e discese, è sconnessissimo perché avendo un cane è pieno di buche, comunque è molto molto sconnesso, lui riesce lo stesso a lavorare benissimo. Quindi adesso guardiamo da vicino come funziona e perché questo l'Android è veramente il robot eccezionale. Allora ragazzi, la prima cosa che bisogna fare quando si compra un robot di questo tipo è tirare il filo perimetrale. Questo è il filo perimetrale che vi danno all'interno della confezione. Nel mio caso non è bastato, nel senso che ho dovuto comprarne dell'altro. Sì, perché comunque questo robot lo danno per 500 metri quadri di giardino, il mio giardino è circa 200, ma il filo non è bastato, quindi ho dovuto comprarne nell'altro. Secondo me è l'unica cosa negativa, diciamo, di questo prodotto, che secondo me dovrebbero dare dentro più filo da mettere come filo perimetrale, dovrebbero darne molto di più. Non capisco come mai ne diano poco, visto che danno comunque un robot per 500 metri quadri di giardino. Comunque dobbiamo tirare questo filo perimetrale, vedete, in questo caso bisogna tenerlo a 26 centimetri, diciamo, dal marciapiede o comunque dal bordo che abbiamo. Ok, diciamo che per agevolarci in questo lavoro ci danno questo cartoncino, anzi due cartoncini come questo, con le varie misure, e vedete che in base al modello che avete dovete mettere il filo perimetrale a una determinata distanza. 26 è la distanza del filo che bisogna tenere dal bordo per questo tipo di Android. Per se comprate modelli più grossi ovviamente cambia la misura a cui dovete mettere il filo, quindi basta appoggiare questo, vedete che il filo perimetrale è qua, e lo dovete fare correre per tutto il perimetro del vostro giardino. Una volta fatto questo, che è il primo lavoro da fare, perché senza il filo perimetrale il robot manco parte, perché non rileva il filo perimetrale. Sì, perché il filo perimetrale poi va fissato alla base. Adesso vi faccio vedere, vedete che il filo perimetrale alla fine va dentro in questa scatoletta, e all'interno del filo perimetrale ovviamente passa la corrente che l'Android, diciamo il robot in generale, perché praticamente quasi tutti usano il filo perimetrale, sentono la corrente ed è il loro limite, per cui loro al di là di questo filo non vanno, che poi è anche il filo che gli serve per ritornare alla base. Sì, perché loro quando vanno in carenza di batteria, quindi in base al giardino che avete, quando lui sa che ha tot batteria di percentuale rimanente, cosa fa? Prende, va al filo perimetrale che lo riporta alla base. Quindi lui arriva, sale sulla pedana e si appoggia con i contatti a queste linguette che lo ricarica. Ovviamente anche la base va fissata al terreno, perché deve essere stabile, perché lui deve salire e scendere, quindi ci sono le sue viti che si avvitano nel terreno e la tengono fermissima. Poi un'altra cosa che dovete fare è scaricare l'applicazione. L'applicazione che dovete scaricare è disponibile sia per iOS che per Android, si chiama l'Android, quindi la andiamo a scaricare e la la configurate. Vi chiederà di registrarvi con l'indirizzo email e una password. Una volta registrati avete l'applicazione che comunica con il wifi del vostro Android. Ovviamente l'applicazione vi farà configurare l'Android con la vostra rete domestica. Una volta che l'Android viene associato alla rete domestica, l'applicazione ovviamente comunicherà direttamente con il vostro Android. Vedete che nella schermata avete anche il meteo, anche se qua diciamo che il meteo è un po' una pecca, nel senso che spesso e volentieri mi dice che piove, ma in realtà magari c'è sole o comunque non sta assolutamente piovendo e mi dice che piove. Però poi per il resto, anche se vabbè, è una cosa abbastanza inutile, non è che sia una cosa quella utilissima, nel senso che è più un dettaglio secondo me per rendere figa l'applicazione, però vabbè, non è necessario per forza che sia preciso quel meteo per il funzionamento del nostro Android. L'altra cosa interessante è che possiamo far partire il nostro Android da qualsiasi posizione. Cioè, se io vado a cliccare qua su play,
lui in teoria lo faccio, dopo lo andiamo a vedere, lo possiamo far partire direttamente dal cellulare. Ovviamente adesso io l'ho spostato prima, quindi adesso vedete che la carica al 75% perché si stava ricaricando. Qua abbiamo ovviamente la quanta batteria abbiamo, mentre, perché questa è la ricarica della batteria, però mentre lui sta funzionando, questa è, che abbiamo in alto è la percentuale della batteria in quel momento. Qua abbiamo il segnale wifi che ha lui verso il nostro modem. E qua in alto abbiamo diciamo il menu con tutto quello che possiamo programmare o comunque fare al nostro Android. Ok, possiamo associare più l'Android, il mio l'ho chiamato Ernesto perché mi dava un nome molto da giardiniere. Ok, poi programmazione, possiamo scegliere se fargli fare una programmazione automatica o una programmazione manuale, quindi possiamo quindi possiamo far decidere a lui quante volte tagliare il giardino, perché lui in base alle dimensioni del nostro giardino che gli andiamo a mettere, e qua c'è da aprire una parentesi, all'interno dell'applicazione c'è una funzione che ci permette di misurare il perimetro del nostro giardino, cioè camminando con il cellulare, quindi col segnale GPS e la funzione AR del cellulare, camminiamo lungo il perimetro di tutto il giardino e ci dice quanti metri quadri è, quindi lui memorizza quei metri quadri e diciamo che lui può da solo decidere in base ai metri quadri del giardino quante volte tagliarla per mantenere il prato in ordine, o se no possiamo andare su manuale e modificare diciamo l'orario e soprattutto quanto vogliamo che duri ogni taglio in base al nostro piacere. Poi abbiamo, vedete qua, questo che vi dicevo, misura prato, che è quello che vi dicevo prima per misurare la dimensione del prato. Poi c'è multizona, che è per chi ha il giardino con aree diverse e ha esigenze diverse in ogni area. Poi c'è ritardo pioggia, che io adesso ci ho attivato taglia anche quando piove, nel senso che quando arriva il momento di tagliare, anche se sta piovendo, lui taglia, sì, perché qua dietro lui ha il sensore pioggia, quindi quando questo sensore sente la pioggia, se qua noi attiviamo di non tagliare quando piove, praticamente viene impostato, adesso vi faccio vedere. Vedete, potete scegliere un ritardo sulla pioggia, nel senso che se lui ha come orario di inizio taglio, tipo, non so, le 5 del pomeriggio, ma alle 5 sta piovendo, lui può spostare il taglio dell'erba di un'ora o 2 ore, 3 ore, in base a quello che abbiamo impostato prima che inizi a tagliare. Mentre se qua clicchiamo taglia quando piove, praticamente lui la taglia sempre, anche se sta piovendo. Poi aggiornamento, qua abbiamo l'aggiornamento del firmware del nostro Android, quindi sempre dall'applicazione possiamo aggiornarlo, qua lasciando abilita aggiornamento automatico. Quando sarà disponibile un aggiornamento del firmware del robot, ovviamente lo farà in automatico, visto che lui comunque quando è sotto carica è comunque connesso alla nostra rete wifi, e farà in automatico l'aggiornamento. Blocca è un sistema di antifurto, nel senso che se lui viene preso e portato via, cioè se noi attiviamo questa funzione e lui viene preso e portato via perché sta per essere rubato, comunque suona, emana un suono forte e soprattutto continua a emanare questo suono una volta che viene portato fuori dal perimetro del filo perimetrale. Poi abbiamo impostazioni, che vedete la posizione diciamo di dove abitiamo, le notifiche se vogliamo, che perché diciamo che ogni quando lui va a caricarsi, quando lui è tornato alla base, se si incastra da qualche parte e quindi non riesce più a muoversi, ci arriva la notifica di cosa sta succedendo al nostro Android, in questo caso a Ernesto, perché diciamo che se lui si incastra sotto, non so, un cespuglio, piuttosto che, comunque ci arriva la notifica nel cellulare che ci avvisa di questo problema o comunque anche di altre situazioni, nel senso quando è in carica, quando sta tornando alla base e via dicendo. Poi quindi l'applicazione è tutta qua. Una cosa che ho notato, che nella versione per iOS l'applicazione è in italiano, mentre nel telefono Android l'applicazione è in inglese, però è identica. Quindi adesso proviamo a vedere l'applicazione mentre funziona il nostro Android. Allora, da come vedete già, da come è tutto sporco sotto, da quanto l'ho utilizzato anche sotto l'acqua, l'ho utilizzato in varie situazioni. Ripeto, il mio giardino è veramente critico perché con un cane rimane veramente molto sconnesso, perché tante volte fa dei buchi o via dicendo, quindi
se questo robot taglia il mio giardino, li taglia tutti. In più anche delle pendenze, vedete lì in fondo comunque c'è una pendenza, adesso lo facciamo partire, vediamo come si comporta. Sotto abbiamo queste tre lame, vedete, che tagliano sia da una parte che dall'altra, nella confezione le avete anche di ricambio, poi ovviamente si possono acquistare separatamente. Poi essendo questo disco non messo centralmente dal robot ma scentrato, cioè quindi messo su un fianco, riesce a tagliare molto vicino ai bordi rispetto a tanti robot, o a quasi la maggior parte dei robot che questo disco ce l'hanno in mezzo, quindi lasciano molto bordo intorno a loro. Qua abbiamo la rotella che regola l'altezza, ovviamente più il giardino è sconnesso, più questa rotella la dovete regolare con una regolazione di taglio alta, nel senso che infatti ce l'ho circa 55 mm, perché se sto troppo basso in certi punti tocca sotto e si ferma e mi arriva l'avviso che lui è incastrato da qualche parte, mentre tenendola alta, se anche il giardino è sconnesso, lui riesce bene o male a tagliare praticamente dappertutto. Qua abbiamo il pulsante stop per emergenza, qualsiasi cosa, questo qua. Ovviamente qua abbiamo tre tasti che sono per le partenze manuali, se non vogliamo usare il cellulare. Qua abbiamo tre tasti che servono per la configurazione, per la programmazione dell'Android, o farlo partire direttamente da questo, diciamo, pannello di controllo. Qua dietro abbiamo una presa USB qua sotto, che serve per l'aggiornamento firmware nel caso non abbiamo una rete wifi, quindi lui non è collegato direttamente a una rete wifi, perché ovviamente non siamo obbligati a connetterlo a una rete wifi, lui va anche senza ovviamente, e quindi qua sotto c'è una presa USB per fare gli aggiornamenti nel caso non abbiamo una rete wifi. Quindi adesso vediamo come si comporta questo l'Android in azione. Adesso lui è sotto carica, vedete? Quindi basta che io vado a schiacciare play nell'applicazione e vedete che lui parte, fa questo suono di sicurezza, nel senso che avvisa che parte e inizia a fare il suo lavoro. Ok, adesso se io vado a schiacciare sempre nell'applicazione tipo la casetta, lui ritorna alla base. Vedete? Adesso lui va a cercare il filo perimetrale per ritornare alla base da solo. Nell'applicazione abbiamo sempre sotto controllo quello che sta facendo il nostro Android, quindi noi anche quando ci troviamo tipo in vacanza da qualsiasi parte vediamo sempre quello che succede e possiamo decidere se farlo partire o meno, anche quando non è in programma un taglio, vi dicendo, comunque noi abbiamo sempre sotto controllo ovunque siamo cosa sta facendo il nostro robot. Ok, vedete che adesso lui continua a seguire tutto il perimetro fino a quando rientra alla base, quindi va sotto carica da solo. Diciamo che quando rientra al perimetro va più lento di quando taglia, questo non ho ancora capito perché, anche perché quando fa rientro diciamo alla base lui non taglia, smette di tagliare, però non ho capito perché quando rientra alla base va più piano di quando taglia, però quello che fa lo fa bene. Avete visto lì a fare quell'angolo lì che c'è il muretto davanti e il muretto dietro, con due manovre ha girato e ha continuato da solo. Sì, perché anche quando lui va a sbattere contro, diciamo, a un tronco di una pianta o meno, lui va contro, fa la retro e riparte e continua a tagliare normalmente il prato. Quindi diciamo quando ha un ostacolo davanti ci va contro, poi fa la retro e cambia direzione fin quando comunque passa tutto il giardino. Ok, state vedendo che adesso lui sta facendo l'ultimo pezzetto di filo perimetrale per arrivare fino alla base. Quindi vedete che segue il filo,
e adesso andrà perfettamente ad appoggiarsi ai contatti per la ricarica. Ok, adesso vedete che la spia qua lampeggia, che indica che è in carica. Quindi ragazzi, avete visto che figata esagerata che è questo robot, e vi garantisco che se taglia nel mio giardino, avete visto quanto è sconnesso il mio giardino, e lo fa bene. Quindi immagino in un giardino, diciamo, più livellato rispetto al mio. Avete visto che pendenze che comunque ci sono lì, e le fa tranquillamente sia a salire che a scendere. E torna alla base sempre, cioè arriva sempre qua, si mette sotto carica da solo, funziona benissimo. L'applicazione funziona benissimo pure lei, cioè io al mare vedevo cosa succedeva al mio robot. Una volta si è incastrato in un cespuglio, mi è uscita la notifica, ovviamente poi ho mandato mio papà a scastrarlo dal cespuglio in cui si era incastrato. Quindi veramente questo l'Android funziona benissimo, il prezzo non è esagerato perché costa circa 700 euro, ma è diciamo a livello di robot molto molto più costoso, cioè secondo me se la gioca con robot da 1300-1400 euro, ma lui ne costa praticamente la metà. Poi vi lascio il link in descrizione di Amazon, che è dove l'ho acquistato io, che secondo me è quello che ha il prezzo migliore in questo momento. L'unica pecca, vi ripeto, è questo, il filo perimetrale, che secondo me per un robot che viene venduto per 500 metri quadri ne viene dato troppo poco, perché per fare i miei 200 metri quadri, quello nella confezione, non è bastato e ho dovuto acquistarne dell'altro, che comunque se lo si compra originale l'Android non è che lo regalino. Quindi ragazzi, questo video prova e recensione di questo robot che funziona veramente bene finisce qua. Quindi come al solito ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!